prima volta mio marito ha visto da un amico che era qua questa sabbia nera e lui era affascinato e così ha detto io devo andare a Stromboli. Non credo che siano uscite molte persone quel giorno col surf, ma lui aveva una conoscenza del mare di Stromboli superiore alle altre persone perché era 30 anni che ci stava. Fino alle 11 e mezza l'ha visto da casa, poi non l'ha più visto. Lei ha dato l'allarme alle 4 del pomeriggio. Due o tre volte è successo che lui non veniva in tempo indietro e lei si preoccupava, andava ai carabinieri e lui non voleva questo. Allora lei ha aspettato tutto il pomeriggio e là eravamo già tutti preoccupati perché era aumentato il vento, era più forte ancora. E lui era un artista e ovviamente aveva fatto sempre l'artista, non è che se l'ha inventato qui. Ma qui ha ripreso questa tradizione dei pincisanti, tipica del sud, che è legata all'arte popolare in quanto un'arte legata alla devozione, al culto. I cliché sono quelli un po' tardoromantici delle persone strane, creative, banalmente creative, senza definire assolutamente che cosa vuol dire creatività, senza capire perché sono venute. Potrebbe anche essere un covo di disperati, ma la disperazione è creatività? Che noi sappiamo che viviamo su un vulcano, sappiamo che viviamo su una bomba. Non è per tutti vivere sotto un vulcano. Ho tanta gente che arriva qua e comincia a parlare di Ido, ma solo la gente del posto può capire e può provare quelle sensazioni e vivere con un vulcano attivo. Il vulcanologo, protezione civile, sta roba qua. Prima non c'era nessuno, erano noi con noi stessi, quello che succedeva, se lo dovevamo sbrigare da noi. Non c'è, non si parte, la nave non viene, non parte, basta, è chiusi, capito? Allora si va oltre, è una dimensione di fatalismo, che ti voglio dire, di accettazione, fatalità, di badare all'essenzialità, essenziale. Fa bene pure in mano, perché c'è quest'acqua un po', e allora sono tutte cose che ti fanno stare meglio, capite? Dice, ma forse è una stronzata, e può essere pure. Però io ci credo, credo a questo contatto con la natura, questo ricambio energetico, questa... E ci vivo bene qui. Perché io nel primo anno, nel 62, ho lavorato per tanto tempo con i vulcanologi, sono andato più di 100 volte sul vulcano. Là ho conosciuto gente, ho capito un po' qualcosa del vulcano. Mi sono innamorato di questo.